quando hai corsa 3 al chilometro? Guarda, ti dirò che l'i-strike però mi piace perché è molto più leggero, però forse era anche il momento che Adidas dovesse cambiare un attimino, comunque il boost è fuori da tanto tempo. Se non consideriamo per qualche istante le release autunnali del marchio Adidas, che vi ricordo è un colosso mondiale al secondo posto nella produzione e distribuzione di scarpe, accessori e prodotti per lo sport, colosso da 22 miliardi di fatturato, 57 mila dipendenti, quasi 2 miliardi di utile netto nel 2018, 230% di crescita in borsa negli ultimi 5 anni. Dicevo, escludendo gli ultimissimi modelli della stagione autunnale, non ci sarebbe in teoria nessuna ragione per scegliere le SL20 rispetto alle Adios 5, entrambe scarpe uscite tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, prima della pandemia. Sì, certo, l'osservatore inesperto direbbe che sono due scarpe praticamente identiche e in tal caso la sua scelta ricadrebbe solamente sul colore piuttosto che sul prezzo. D'altro canto l'esperto, e noi ci reputiamo tali, direbbe che le Adios 5 hanno delle ragioni tecniche superiori che ci fanno pensare che siano da preferire rispetto alle SL20, invece scarpe che sono considerate mid-range e che hanno un prezzo decisamente inferiore. Prendiamo per esempio il battistrada, che è un vanto della casa tedesca, ha una suola Continental Premium che rispetto a quella delle SL20 invece è superiore, visto che quell'altra è mid-range. Consideriamo inoltre il contatto con il terreno, le Adios 5 sono davvero pensate per correre velocemente. Inoltre, talone più basso, più restringente, vi consente di correre al meglio, mentre sulle SL20 abbiamo un'imbottitura più importante. Anche l'allacciatura è davvero più avvolgente, riuscirete a bloccare completamente il piede. La tomaia è molto più solida, ma al tempo stesso più traspirante perché ha un solo strato di Sailor Mesh, mentre le SL20 ne hanno due. La parte anteriore è più filante, più pensata per correre velocemente, mentre quella delle SL20 ha uno spazio più importante nell'avampiede. Anche la linguetta in questo caso è disegnata per gareggiare, però la stessa cosa troverete pure sulla SL20. Infine, le Adios 5 hanno un sistema di torsione che vi consente di scaricare le forze al terreno al meglio, stessa cosa peraltro presente sulle SL20, sebbene il design sia abbastanza differente. Inoltre le Adios 5 hanno il boost, ossia l'intersuola vecchio stampo, combinato con l'i-strike per permettere di correre più velocemente, mentre sulle SL20 è solo presente il l'i-strike. Senza poi dimenticare l'aspetto affettivo, perché nella storia delle Adios ci sono anche record mondiali e ci sono corse sotto le 2 ore e 5 da parte dei professionisti keniani nei primi anni 2012-2015. Però una volta utilizzate entrambi i modelli, confrontate le sensazioni, ma soprattutto i dati, quelli per esempio che ci vengono forniti da Runscribe, azienda americana che ha uno strumento di biomeccanica della corsa, un laboratorio mobile che può essere utilizzato per valutare il podista amatore a 360 gradi, ci rendiamo conto che la conclusione ritorna a essere vicina a quella che il podista inesperto, quello che aveva appena iniziato a correre, aveva fatto non appena viste le due scarpe vicine. Facciamo due riferimenti ai dati tecnici e prendiamo per esempio l'oscillazione verticale, sono entrambe equivalenti. Oppure il tempo di contatto al terreno e la falcata sono anche queste identiche, così come identica è pure la potenza, ma soprattutto le dinamiche di efficienza, quelle che vi permettono di minimizzare lo shock, per esempio il braking GS, sono fondamentalmente le stesse. Infine anche i dati di moto, il vostro modo di correre piuttosto che la pronazione o la velocità di pronazione angolare sono anche queste perfettamente identiche. In tal caso l'esperto di marketing vi direbbe che forse la scelta dovrebbe ricadere su quella che costa meno, soprattutto se non avete delle sensazioni particolari che vi spingono dal punto di vista tecnico a scegliere una piuttosto che l'altra. Dal mio punto di vista l'unica ragione tecnica per comprare le Adios 5 è che sono sostanzialmente più filanti e di conseguenza potrebbero in teoria farvi correre più velocemente, anche se in pratica in effetti non l'abbiamo rilevato. Sentiamo però cosa ne pensa Andrea, che dal campo di Garbagnate, questa volta disturbato dai giovani camminatori, ci racconta il suo pensiero,
che alcuni hanno definito tecnico, ma al tempo stesso casual. Non so se avrà la mia stessa opinione, ma penso che anche il grande esperto concluderà la stessa cosa. Molti amici di Instagram ci hanno detto che Adidas sta tornando a essere la casa che qualche anno fa era il numero uno nel running. Cosa ne pensi? No, a parte che non hai salutato nessuno oggi. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ah, eccolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma c'è tanta gente che ci sta guardando oggi, stiamo partecipando a una gara scolaresca. Devo più che altro riscaldamento, Stiamo vedo che facendo va via. riscaldamento. Un amico di Instagram ci ha detto che comunque Adidas adesso sta facendo modelli all'altezza della sua fama. Cosa ne dici? Allora, vediamo di testare le scarpe per la maratona e poi ti dirò. Per ora sono un po' dubbioso su questo amico di Instagram, con questa affermazione. Ci hanno chiesto di testare e di confrontare le Adidas SL20 con le Adios 5. Dopo faremo ovviamente le altre recensioni delle nuove scarpe del 2020. Cosa ne pensi nel confronto a livello di grip, per esempio? Cosa dici? Allora, intanto dico che non ho capito molto la scelta di Adidas perché ha fatto praticamente due scarpe quasi identiche. Sì, poi tanto Facciamo fatica a capire quale delle due è la Dios e quale delle due è l'SL20 e ti dico che anche prese in mano così e non riuscirei più a riconoscerle. Anche per il grip sono tutte e due sulla Continental, sono forse le migliori scarpe come grip sul mercato. Infatti nel periodo invernale in pista io puntavo sempre ad usare Adidas perché fondamentalmente il grip è super. Ma anche in un periodo di pioggia come adesso, avere un paio di Adidas è assolutamente È necessario. vero, è vero. È strano che le altre marche non seguano la stessa scelta, però boh. A livello estetico, cosa dici? A livello estetico giudicate voi, se dovessi decidere la Dios 5, ma solamente perché ha le stripes più grosse, però sono davvero molto simili, davvero farei fatica a sceglierle, forse per la conformazione dell'intersuola invece mi piacciono di più le SL20. A livello di peso? A livello di peso, guarda, ti dirò praticamente identiche, mi sembra che pesi di meno l'SL20, sia al piede che in mano. Anche correndo. Per Sì, direi di sì. Beh, quanto riguarda il comfort? comfort, qua entriamo in un mondo un po' particolare, ti dico che fino a qualche anno fa sarebbero state le mie scarpe da gara tutte e due. Arrivati adesso che esistono delle scarpe molto più cicciose, comunque molto reattive, direi che di comfort ne hanno ben poco, diciamo, sono scarpe da strada vecchia concezione che ti fa venire voglia di spingere, ma di comfort praticamente poco. Diciamo che comunque se dovessi scegliere tra le due, il boost che c'è nella Dios si fa sentire e mi rende il piede comunque un attimino più confortevole, ma è davvero differenza minima, secondo me. E invece a livello di traspirabilità, le hai provate quest'estate entrambe, cosa dici? Diciamo che una scarpa nera provata in estate comunque fa venire tanto caldo. Sono più, come si dice, più traspiranti di altre scarpe, ma non sono così eccezionali. Diciamo, comunque un pochino ti fanno tenere il piede al caldo, diciamo. Solo perché sono nere, però comunque le Adios 5 hanno il Sailor Mesh, secondo me hanno il loro perché. Sì, diciamo che per dire confronto a una Rincon che ho provato e che è molto più leggera la tomaia, si sente però un po' di differenza, questo intendevo. Ok, e a livello di protezione, quindi ce l'hai già detto. A livello di protezione poca perché sono scarpe da gara, 5, 10, massimo mezza maratona. Già sulla maratona rischiate di ritrovarvi le ginocchia in gola praticamente. E per quanto riguarda la durata? Guarda, la durata, un bel po' di chilometri, alla fine anche se sono delle A1, comunque 500-600 km le riesco a portare, magari gli ultimi 100-150 km li utilizzerei per gare davvero corte o per fare ripetute 1000, massimo 2000 in pista.
A livello di prezzo è chiaramente c'è solo un vincitore. Esatto, che non è la Dios 5, la SL20 davvero quel prezzo lì e con... io davvero non riesco a trovare delle differenze sostanziali tra le due, non trovo un motivo per cui comprare la Dios se non per il colore e per la storia che hanno avuto. E sappiamo che una ha l'intersuola Boost e l'altra ha l'intersuola Boost e Light Strike, cosa dice? Hai sentito delle sensazioni diverse quando hai corso a 3 al chilometro? Guarda, ti dirò che il Light Strike però mi piace perché è molto più leggero, però forse era anche il momento che Adidas dovesse cambiare un attimino, comunque il Boost è fuori da tanto tempo, ti dirò, non l'ho disprezzata l'SL20, anzi, guarda, ti dirò, mi ha dato una buona carica al piede, una buona corsa leggera. Sicuramente sulle AD0 Pro faremo un test dettagliato con Runscribe per capire se effettivamente questo Light Strike sia davvero migliore, però secondo me non si nota nemmeno al 3 km. Le scarpe le abbiamo e faremo dei test, anche perché comunque di ciccia ce n'è poca nella scarpa, quindi diciamo che il materiale cambia ma non cambia così tanto e comunque un po' di boost c'è, quindi vediamo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, non pensavo che al coniglio piacessero le scarpe di colore nero, ero rimasto a quelle di color carota. Ad ogni modo, se vi è piaciuta la recensione iscrivetevi al canale. Nelle prossime settimane vi racconteremo anche delle scarpe ASICS e Nike che pensiamo di recensire qui sul canale. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.